fotografie raffigurate sull'apposito foglio illustrativo. L'uscita di emergenza più vicina potrebbe essere localizzata anche dietro di voi. In caso di evacuazione d'emergenza è obbligatorio lasciare i vostri bagagli a bordo. Per allacciare la cintura di sicurezza, inserite la parte metallica dell'anfibia e tirate l'estremità per regolarla. Per slacciarla, sollevate la parte superiore dell'anfibia. In caso di perdita di pressione in cabina, le maschere per l'ossigeno cadono automaticamente dagli appositi scomparti collocati sopra di voi. Rimanete seduti e tirate con forza la maschera per avviare il flusso di ossigeno. Collocate la maschera sul naso e bocca, fissate con l'elastico e respirate normalmente. Non preoccupatevi se il sacchetto non si gonfia, l'ossigeno fuoriesce comunque. Assicuratevi di indossare la vostra maschera prima di aiutare gli altri. I giubbotti di salvataggio sono situati in una tasca sotto il vostro sedile o nel pannello sopra la vostra testa. In caso di necessità, estraete il vostro giubbotto e indossatelo dall'aria. Portate la cinghia attorno alla vita, allacciatela e regolatela. Per gonfiare il giubbotto tirate con forza la maniglia rossa. È presente un tubicino rosso per gonfiare o sgonfiare il giubbotto e una luce per attirare la tensione. Non gonfiate il giubbotto fino a quando non sarete fuori dall'aeromobile. Prima del decollo vi invitiamo a prendere visione delle schede di sicurezza disponibili nelle aree in cui siete seduti, poiché contengono importanti informazioni sulla sicurezza specifiche per questo aeromobile. È fondamentale che le istruzioni e i segnali forniti dall'equipaggio vengano seguiti. Vi ricordiamo che a bordo è ovunque vietato fumare. I bagagli a mano devono essere posizionati in sicurezza nelle cappe di aereo o sotto il sedile di fronte a voi senza bloccare il corridoio e le uscite. Vi invitiamo ora ad assicurarvi che la cintura sia correttamente allacciata, il tavolino riposto, il bracciolo abbassato e gli oscuranti dei finestrini aperti. Per la vostra sicurezza vi raccomandiamo di mantenere sempre la cintura allacciata.